Oggi si è corso a Imola il Mondiale Professionisti in linea. Il percorso ripercorreva per l'appunto il Mondiale vinto da Vittorio Adorni nel 1968 su Van Springel ed Ancelli. Ha vinto la Francia di Julian Alaphilippe, praticamente tatticamente perfetto. È partito nelle ultime due salite, ha fatto il vuoto, non l'ha potuto tenere nemmeno Van Aert, figurarsi gli altri. La Francia quindi conquista il suo nono mondiale. L'ultimo mondiale vinto dalla Francia risaleva al 1997, ovvero il millennio scorso, quando a San Sebastian vinse Laurent Brochard su Boan Burger e Léon Vambon. L'ultimo mondiale vinto da un francese in Italia risale alla bellezza di 26 anni fa, quando ad Agrigento vinse Luc Leblanc su Chiappucci e Virenque. Comunque, Alaphilippe ha fatto comunque la gara della vita. Erano dei favoritissimi, per carità, però per vincere un mondiale devi comunque dare sempre qualcosa in più. Secondo è arrivato appunto Wout van Aert in una volata senza storia per il Belgio. Dopo il secondo posto di Van Aert a cronometro arriva anche l'argento in linea. L'ultimo vincitore belga, ricordiamo, è stato Philippe Gilbert nel 2012 a Valkenburg, quando precedette Hagen e Valverde Belmonte. Il bronzo è andato a Mark Hirschi, lo svizzero, anche lui favoritissimo dei pronostici, ma vince solo uno. Lo svizzero, forse anche reduce, anche perché reduce dalla caduta del tour, forse non ha dato quello che poteva dare, non ha attaccato. La Svizzera ritorna sul podio dopo l'anno scorso, 2019, con il bronzo di Char. Per arrivare all'ultimo successo svizzero, dobbiamo tornare anche qui nel secolo scorso, quando a Valkenburg, sempre a Valkenburg, vinse Oscar Kammerzind su Van Petegem e Bartoli.